Dio vuole che sia tu a perpetuare la discendenza di Abramo, non Esau. Ah sì? E cos'è? Te l'ha detto lui? Durante la gestazione avevo dei forti dolori, così implorai l'aiuto di Dio. Due nazioni convivono nel tuo grembo, mi rispose. Due popoli dal tuo ventre si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore dovrà servire il più piccolo. Sei tu, Giacobbe, il favorito da Dio. Non puoi non tenerne conto. No, non posso fare questo a Esau. Già gli ho preso l'eredità della primogenitura. Sarebbe troppo. Dici sul serio? Non senti la sua chiamata? Non senti mai la sua presenza al tuo fianco? Portami due bei capretti. Io ne farò un piatto per tuo padre. E tu glielo porterai. È quasi cieco ormai. Così benedirà te. No. Non vuoi la benedizione del primogenito? Non vuoi portare a compimento la missione intrapresa da Abramo? Non con l'imbroglio. Quello che conta, figlio, è che tu lo faccia. Esau ci trasformerà in dei cananei. Fa come ti ho detto. E questa è la volontà di Dio. Madre, come può venire del bene da tutto ciò? Il volere di Dio non può essere che questo, altrimenti avrebbe fatto di te il cacciatore e di Esaù il più sensibile.